La location è sempre la stessa, quella di Piazza Camillo Costanzo a Bovalino, ma le emozioni ogni anno cambiano. Quest'anno le nostre emozioni, le emozioni che ci regalerà il saggio spettacolo di Renata Galea, è quello, quello che guarda al fil rouge delle emozioni. Renata, di cosa parliamo? Cosa vogliamo trasmettere in questo saggio spettacolo? Parliamo appunto di quelle connessioni umane, quel filo invisibile che ci lega. E su questo il messaggio che voglio dare è appunto di rendere forte questo filo che ci lega. Anche perché le connessioni virtuali ci stanno ormai invadendo, quindi siamo presi da molta tecnologia, ci ruba il tempo, ci ruba le nostre immagini. Quello che io voglio dire stasera con questo spettacolo è proprio questo. Stiamo attenti a questo, cerchiamo di bilanciare le cose, anche perché la tecnologia va benissimo, ci aiuta in tantissimi campi, ben venga, ma non dimentichiamo quanto fa uno sguardo tra persone, un abbraccio, appunto quelle connessioni umane, quei sentimenti che dietro un monitor non possono essere visibili a nessuno. Il fil rouge dunque delle emozioni, delle connessioni che riflettono però anche quello che c'è, quello che trasuda questo palco, il lavoro di un anno. Ecco, quanto impegno c'è, quanto lavoro c'è per realizzare poi un saggio spettacolo di fine anno? È un lavoro abbastanza intenso. Intenso perché quando si decide di fare uno spettacolo di questo genere, dove il filo conduttore è un tema così importante, c'è un bel lavoro dietro. A livello tecnico tantissimo, ma anche a livello psicologico, perché in primis devono essere le allievi a capire cosa stanno trasmettendo a un pubblico che li guarda. E quindi il lavoro è tanto, ma si fa con molta passione, con molto amore, come ho sempre fatto in questi anni. Ho uno staff fantastico che mi aiuta e quindi il risultato, ecco, poi sarà questo, sarà sicuramente fantastico. Spero che il mio messaggio venga recepito da tante persone, da tutto il pubblico presente stasera. Un'ultima domanda riguarda quello che ha attraversato in positivo la tua scuola quest'anno. È stato un anno molto molto proficuo da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la parte della danza che quella della ginnastica. Sì, appunto abbiamo partecipato a diverse gare, diverse competizioni, sia a livello di danza che a livello di ginnastica ritmica, e ottenendo in effetti delle bellissime soddisfazioni, dei grandi premi. E una cosa molto importante che c'è stata nella nostra scuola quest'anno è stata l'audizione di una mia allieva, Maria Grazia Galluzzo, che entra a far parte della scuola Arte Danza di Catanzaro. Appunto andrà sotto la guida del maestro Giovanni Calabrò, e quindi questo per noi è una grande emozione, una grande soddisfazione.